spazio e tempo sono da secoli al centro della riflessione filosofica e naturalmente dell'indagine scientifica, eppure ancora sfuggono alla nostra piena comprensione. Perché il tempo sembra sempre scorrere inesorabilmente dal passato verso il futuro? O domandiamoci ancora se lo spazio è continuo o discreto? Ma la domanda più interessante è: possibile realizzare il teletrasporto o viaggiare nel tempo? A tutte queste domande ci dà una risposta la fantascienza. Che poi sia la risposta giusta è un altro discorso, ma vedremo. Vedremo adesso dopo la sigla. Un punto fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Siete appassionati lettori di fantascienza e amanti della fantascientifica collana Urania, sempre sia lodata, sicuramente avrete letto tanti romanzi, tanti racconti su viaggi nel tempo. Scommetto però che tantissimi di voi, lo faccio anche io, hanno saltato a piè pari l'introduzione al libro stesso o il piccolo saggio che spesso accompagna il racconto o il capolavoro presentato da Urania. In realtà questo è un errore perché in quei piccoli bugiardini sono raccolte, sono assemblate tantissime nozioni, tantissimi concetti che vanno a spiegare meglio quello che è e che può fare la fantascienza e naturalmente parlano anche della tematica dei viaggi del tempo. Ed è proprio andando a spulciare i 1500 e passa volumi di Urania che possiamo fare questa puntata. Dicevamo, la tematica dei viaggi nel tempo è una delle più affascinanti di tutto il genere fantascientifico. Da sempre gli scrittori di scienza fantascientifica si sono prodigati nel realizzare opere che parlassero di paradossi temporali, di tempo alternativo correlato al mutamento storico e così via dicendo, creando utopie, distopie, ucronie, eccetera, eccetera. Tant'è che in questo breve podcast traccerò soltanto alcuni dei percorsi narrativi. Naturalmente è impossibile per me fare una disamina completa di tutto il materiale letterario proposto su Urania su questo argomento. Di fatto, la possibilità fisica per gli esseri umani di viaggiare avanti e indietro nel tempo è ricca di incognite e problemi scientifici. Per esempio, un viaggiatore nel tempo, meglio conosciuto dagli appassionati come cromonauta, se si spostasse temporalmente, restando immobile, verrebbe catapultato nel vuoto più assoluto dello spazio, in quanto il pianeta Terra non sarebbe ancora arrivato in quel punto o si troverebbe al contrario già oltre, a seconda se quest'ultimo ha viaggiato avanti o indietro nel tempo. Oltretutto, il moto inerziale con cui si muoverebbe assieme alla Terra, il nostro caro crononauta, verrebbe mantenuto e quindi al suo arrivo costui diverrebbe una trottola, una pallottola impazzita. Ma di là di questo, la fantascienza, come spesso accade, ha abilmente saputo dribblare gli aspetti più puramente, gli aspetti meramente scientifici, per sfruttare questa affascinante tematica del viaggio nel tempo fin dal 1895, data in cui, sapete tutti, George Wells pubblicò il suo romanzo The Time Machine, successivamente prodotto anche per il grande schermo nel 1960 e così via. Ma più recentemente lo scrittore Stephen Baxter ha realizzato un seguito del romanzo di Wells, intitolandolo L'incognita tempo. È stato pubblicato anche in Italia, una bella traduzione nella collana Narrativa Nord, e con un'introduzione interessante dello stesso Baxter. E vi consiglio di andarlo a leggere. Possiamo risalire addirittura ancora prima del 1895 e della macchina del tempo di Wells, se intendiamo il viaggio avanti nel tempo
come un prolungamento forzato del nostro sonno, ad esempio attraverso la criogenesi o l'ibernazione. Secondo alcuni critici, il primo racconto su questo argomento, lo dice Urania, risale addirittura al 1771 e si intitola Memories of the Year 2500. L'autore è Louis-Sébastien Mercier. Memorie del 2500. Un altro metodo per viaggiare nel tempo può essere quello del trasferimento della propria mente all'interno di quella di un individuo che vive in un altro periodo storico. Abbiamo anche in questo caso numerose opzioni. Ad esempio rientrano in questo caso le opere di Jack London, ad esempio Prima di Adamo, pubblicato da Feltrinelli nel opera del 1906, di nuovo ancora Wells con A Dream of Armageddon del 1901, Shakley con Ammazzare il tempo del 58. Sono tutte quante opere queste uscite, pubblicate anche su Urania e in particolare l'ultima sulla rivista Galaxy nel primo anno. Ma andando un po' più avanti nel tempo, guarda caso, una delle storie più recenti è Memories di Mike McQuay, pubblicato da Headline nel 1987. Un altro bel classico ancora è Il clandestino dello spazio di Eric Main, anche questo presente in antologia nella biblioteca di Urania. Ma se torniamo un attimo a Shakley e ai suoi paradossi, dobbiamo ancora menzionare sempre grazie a Galaxy, questa volta nel secondo anno, Vite parallele, dove gli agenti temporali vengono inviati in tre passati differenti per impedire alla Terra di rimanere nel futuro senza ossigeno, o ancora Un ladro nel tempo, sempre questa volta non Galaxy ma Galassia, in cui il protagonista è sballottato da un'epoca all'altra e incappa in mezzo a grossi guai che lui stesso purtroppo, viaggiando nel tempo e in un altro tempo, ha provocato. In altre occasioni l'autore di fantascienza permette di raggiungere il viaggio nel tempo come causa di una dilatazione temporale, una causa dovuta a viaggi spaziali vicini alla velocità della luce. È questo il caso di Ron Hubbard con il suo spietato Ritorno al domani, pubblicato nella collezione Cosmo Oro nel lontano 1954 per la prima volta negli Stati Uniti. In questo libro e nel successivo Le armi di Cher di Van Vogt, pubblicato ancora con Cosmo Oro, il personaggio oscilla avanti e indietro nel tempo, raccogliendo sempre più energia temporale. Praticamente alla fine viene proiettato in un passato lontanissimo e si vengono a causare clamorosi sfaldamenti temporali per noi del tempo di oggi. In ogni caso, la fantascienza utilizza spesso il viaggio temporale per trasportare i personaggi nel futuro, ma con il preciso intento di commentare la nostra società attuale. Si tratta di uno dei metodi più validi per rappresentare un problema attuale, esploso avanti nel tempo al momento in cui raggiunge l'apice della criticità. Per questo c'è una bella antologia di Jack Finley, dal sapore crepuscolare, è apparsa nel lontano 1975 su Galassia, questa volta edizione Tribuna, precisamente è il numero 207, antologia che si intitola Storie dal tempo. Qui Jack Finley risolve in chiave soggettiva il tema del tempo, per cui la macchina del tempo può essere di volta in volta la casa, il racconto si intitola L'anima della casa, o addirittura una intera città o un periodo temporale come la notte. In questa antologia di racconti la figura classica dello scienziato e del misterioso scatolotto, perché non capiamo che cosa cavolo è che fa viaggiare il nostro personaggio, in realtà è un misterioso scatolotto che permette il viaggio nel tempo, è presente su 10 storie presenti nell'antologia soltanto in una, dal titolo Il tempo non ha confini. In tutti gli altri casi il viaggio del tempo non viene effettivamente spiegato. Andiamo un pochino indietro, sempre grazie a Urania, con Jack Williamson nel 1938 con Nella legione del tempo, in cui il viaggio nel tempo raffigura invece un set di battaglie per mantenere il corso della storia corretto. Praticamente andiamo indietro nel tempo per far sì che il nostro presente resti inalterato.
esattamente come accade con il memorabile La pattuglia del tempo di Anderson, uscito con Urania, dove questa volta sono Chrono Detective, corrono su e giù per il tempo per evitare catastrofi dovute alla distorsione temporale di malaugurati viaggiatori. Alternativamente c'è chi si trova a combattere per le stesse ragioni ma senza sapere esattamente quale sia il suo ruolo. Quello che i personaggi sanno è che se perdono la battaglia, la loro società del presente sarà spezzata per sempre. Per tutti vale l'esempio del Grande Tempo, scritto iniziato nel 1958, dato alle stampe nel 1961 da Fritz Leiber, ancora una volta grazie a Cosmo Oro, dove assistiamo a una guerra tra crononauti che si spostano da un secolo all'altro, mescolandosi a battaglie realmente accadute nella nostra storia, dall'antica Roma fino alla Seconda Guerra Mondiale. E tra le idee più divertenti e bizzarre ricordiamo Il Vichingo in Technicolor, uscito con Longanesi nel 1967, dove Harry Harrison ci presenta una troupe cinematografica che va a girare delle scene indietro nel tempo per raccontare la migrazione dei vichinghi in America e guarda caso scopre che non sono mai avvenute. Il risultato di questa scoperta costringerà la troupe a provocarle per davvero e purtroppo a modificare tutto quello che verrà dopo. Ancora, un bel esempio di viaggio nel tempo dal grande humor ci viene regalato ancora prima, nel 1949, da De Camp, con il suo romanzo Abisso nel passato, in cui il protagonista, Padway, Martin Padway, si trova d'improvviso sbalzato nella Roma moderna. Va detto in questo caso che il primo vero sbalzo temporale risale al 1889 con un americano alla corte di Re Artù ad opera di Mark Twain. Qui il personaggio principale si trova d'improvviso nel Medioevo, il Medioevo come lo immaginiamo noi, e può quindi dimostrare la sua superiorità di uomo moderno, quasi viene visto come un mago. Nel realizzare questo genere di storie, alcuni autori hanno elaborato interessanti opere a fronte dei paradossi che si possono creare per colpa dei crononauti. Tra gli esempi principali si deve citare Gli uomini che assassinarono Maometto di Alfred Bester, che è un racconto breve, molto notevole, ed è stato finalista nel 59 al premio Hugo, apparso qui in Italia in Narrativa Nord, ed è molto bello anche Pulce d'acqua di Philip K. Dick, e da ora in poi parleremo un po' di Philip K. Dick, pubblicato in Fantashow Urania, dove appunto Dick fa rapire lo scrittore Paul Anderson, collega, amico e nemico, per portarlo nel futuro e risolvere così un problema tecnico accennato in una delle sue storie. Divertente questa cosa. Altri problemi al nostro tempo, aggravato dall'arrivo improvviso e inaspettato di visitatori dal futuro, li causa il Twonky, nell'opera di Henry Kattner, apparso su Astounding Science nel 1942, proposto in Italia tantissimi anni dopo, nel 1979, grazie ancora una volta a grandi opere Nord. Dello stesso autore, Kattner, e sempre in grandi opere Nord, ecco qua, mi stavo aspettando il messaggino, si può trovare anche La buona annata del 1946, che tratta più o meno lo stesso tema. E nella stessa medesima tipologia rientra ancora il racconto di Kornbluth, La piccola borsa nera, uscito nel 1950 e apparso in Italia ancora una volta grazie a Editrice Nord. Un romanzo che va citato senza ombra di dubbio è Il paradosso del passato di Silverberg, apparso in Cosmo Argento. Qui il servizio temporale deve vedersela con un sacco di turisti del futuro che viaggiano indietro nel tempo, partendo da un luogo dove è di moda visitare le località del passato. Tra le opere di Silverberg mi va di segnalare anche Il tempo della Terra, uscito su Omicron, dell'editrice Armenia, che è un'opera giovanile degli anni 50 che rappresenta il sesto romanzo di Silverberg ed è forse uno dei più carucci, uno dei più carini fra quelli giovanili. Qui il nostro pianeta è in preda all'invasione di extraterrestri che si chiamano Clodni, ma fortunatamente in un palazzo, in un edificio al di fuori del tempo è nascosto un segreto, il segreto che ci salverà da questi alieni. Non vi spiego, non vi faccio spoiler perché andate a cercarlo, è breve e divertentissimo.
Altri percorsi narrativi sul tema del tempo ci portano a incrociare naturalmente uno dei più grandi, se non il più grande scrittore di fantascienza, Isaac Asimov. In particolare nel 55 scrive La fine dell'eternità, dove una organizzazione vive al di fuori del tempo e interviene solo per far prendere alla storia il giusto indirizzo. Dello stesso periodo all'incirca c'è Robert Heinlein con Un gran bel futuro, apparso Grandi opere Mondadori, c'è Phillips con Il viaggio nel tempo, sempre Grandi opere Mondadori, e il migliore dei romanzi di David Compton, I crononauti, apparso con Cosmo Argento. In tutti questi qui, dietro i reticolati militari, si lavora segretamente a un progetto scientifico, naturalmente il progetto scientifico della costruzione della macchina del tempo. Fa un po' pensare la storia scritta nel 1947 da Thomas Sherrod, intitolata 5, o come sottotitolo 5 per incoraggiamento, dove l'operazione di viaggio nel tempo è un po' strana, è il passato che viene spostato nel presente, invece di essere il viaggiatore a muoversi è proprio l'epoca che viene spostata interamente. Ma ritorniamo un attimo a Heinlein, dobbiamo ricordare Tutti i miei fantasmi, apparso in Fantasia e Fantascienza Urania nel 59, La porta sull'estate, ancora di Urania. Nel primo caso è il crononauta ad incontrare se stesso e scoprire un macello di essere contemporaneamente suo padre, sua madre e anche sua figlia, cosa che peraltro geneticamente è impossibile. Comunque, nel secondo invece, il protagonista viene ibernato e forzatamente ibernato grazie a un servizio pubblico, criogenico pubblico, è inviato nel passato, nel futuro, eccetera eccetera. Abbiamo poi un romanzo breve, L'uomo che venne dal futuro, nel 1950, di Statten, apparso in Italia con la collana Gemini Argento, in cui il personaggio principale non si può sposare. Nel romanzo breve L'uomo che venne dal futuro di Statten, il personaggio principale non può sposare la protagonista bellissima perché viene svelato soltanto alla fine, vi faccio lo spoiler, no, lui non è altri che il proprio nipote, quindi deve evitare questo matrimonio per evitare appunto un paradosso, per garantirsi appunto di nascere in futuro. Per gli amanti di Dick, che ho già citato precedentemente, va ricordato Noi Temponauti, uscito per editore Armenia su Robot numero 15. Sempre su Robot, ma nel numero 8 è apparso un altro bel racconto tedesco di Ersting, L'essenza del tempo, che è una variazione sul paradosso temporale ancora oggi degna di nota. Altro bel racconto sui paradossi del tempo è Cronoclasma di Windham, apparso nel 1964 e successivamente ancora per opera di Armenia. Una visione affascinante è quella che ci descrive il romanzo La caduta di Cronopolis, apparso in Cosmo Argento di J. Bailey, dove l'impero cronotico o non so che regna da oltre 1000 anni su tutta l'umanità. Ancora il libro di Larry Niven, Mondo senza tempo, sempre Cosmo Argento, dove il protagonista si fa conservare sotto azoto e si riprende nel 22° secolo e dà vita a una delle più drammatiche narrazioni di tutta la produzione fantascientifica. Suggestivo al massimo è Timescape, apparso con Cosmo Oro e opera di Gregory Benford. Qui la Terra, nel bel mezzo della catastrofe ecologica, quasi oggi, trova il modo di spedire indietro nel tempo un messaggio per avvertire le generazioni precedenti di evitare gli errori che porterebbero al collasso della civiltà. Questo romanzo, peraltro, ha vinto anche il premio Nebula nel 1980 ed è molto 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 attuale. Tra scrittori più vicini a noi ricordiamo Frankowski con la sua saga basata sul personaggio di Stangard, Cavaliere del Tempo, o ricordiamo la bravissima Connie Willis con il romanzo vincitore del premio Hugo del 93, L'anno del contagio, apparso anche questo con Cosmo Oro. Nel primo caso c'è un turista che viaggia tra i monti della Polonia, sì,
Polonia, Polonia, e viene incomprensibilmente sbalzato indietro nel tempo, praticamente nel più scuro medioevo. Nel secondo, quello della Willis, la giovane Kiverin, la personaggia principale, giunge anche lei nel medioevo, ma in questo caso è supportata da una tecnologia straordinaria, futuristica, che permette un simile trasferimento non lasciando nulla al caso. Nella visione del Willis, un crononauta non può influire sugli eventi del passato, e se così non fosse non sarebbe in grado di viaggiare nel tempo. In questo modo si viene a evitare qualsiasi paradosso. Questa è una cosa che nessun altro scrittore ci aveva pensato prima. Cronologicamente parlando, guarda caso, il romanzo più bello tra quelli apparsi in Italia recentemente, ma nemmeno troppo recentemente, legato ai viaggi nel tempo, è il gioco del tempo di Stableford, uscito su Urania nel numero 1300 e qualcosa, quindi in effetti sono un bel po' di anni fa, e nella presentazione, proprio nel bugiardino che accompagna il libretto di Urania, viene descritto come l'avventura di due giovani che hanno il delicato compito di rintracciare in un mondo regredito e pericoloso il viaggiatore del tempo, un essere enigmatico che viene dal passato, che viaggia nel tempo e ben conosce la scienza degli antichi. Concludiamo, che ormai la puntata è diventata lunghissima, e andando a guardare anche non soltanto i libri ma anche film e filmati che parlano di questo argomento, andando a dare una scorsa all'enciclopedia multimediale della science fiction pubblicata da Grolier, trovatela, ci sono parole di Brunner, di Moorcock e Michael Bishop. Tutti e tre hanno una precisa visione, quasi univoca, che ci conferma quanto già espresso precedentemente. Chiudiamo dicendo che il significato, e usiamo le loro parole, il significato di viaggio nel tempo nella letteratura fantascientifica non sta nella meccanica ma nella metafora. E adesso buonanotte.